Allora, dal mondo della rete, visto che Grillo è colui che è nato e si è sviluppato attraverso la rete, vi leggo un tweet che è arrivato a me personalmente. Il nickname è Ghibellino. Vediamo la grafica e riguarda il redditometro. Dream Drone è stato trovato un redditometro, il suo autore può ritirarlo alla cassa tasse anche in forma anonima se si vergogna. Questo redditometro non è più di nessuno, Moretti. Beh, no, il redditometro è stato indicato e voluto da Tremonti, quindi dal governo Berlusconi, poi ovviamente Monti l'ha ripreso e l'ha dovuto ovviamente applicare. E A voi va bene? noi riteniamo che non sia l'unico strumento con il quale si può fare una seria lotta all'evasione fiscale, crediamo che ci siano altri strumenti un po' più efficaci. L'ha fatto Tremonti? Sì, l'ha fatto Tremonti in modo totalmente diverso perché erano inserite le spese effettive e non le spese presunte, quindi questo cambia totalmente. Secondariamente, Monti, se non lo riteneva opportuno, poteva non applicarlo perché il decreto non aveva scadenza, era illimitato. Io penso che se uno non abbia nulla, e non ha nulla da nascondere, perché non utilizzare questo, ma con i criteri che avevamo previsto con il governo Berlusconi, che sono quelli delle spese effettive fatte e non delle spese presunte che viene totalmente a snaturarsi e a complicare. Lei confermerebbe Befera, la guida di Agenzia delle Entrate Equitalia? Mi riservo No, sì o di no, sì o no, sì valutare. o no. Per come si sono comportati in questi ultimi anni, no. Lei confermerebbe Befera, l'Agenzia delle Entrate Equitalia? Tanto non sarà la mia Quindi. competenza e insomma, dai, sono domande che Ma vi si fa così fa. paura questo Befera? No, assolutamente Quindi lo confermerebbe? ma non lo so se lo confermerei, dovrei valutarlo meglio, dovrei leggere quello che ha fatto e il curriculum e quant'altro, ma insomma non me la sento di dire sì o no. Va bene, ci sono domande? Via, sei pronto? Sì, sono Porca pronto. miseria, ti vedo. Posso? Sì, vai. Allora, nel 2008 le Lega e PDL puntarono molto sulla sicurezza. Televisioni bombardavano, sembrava l'Italia sotto assedio. Oggi, nel 2013, della sicurezza non si parla più. Lega e PDL non ne parlano più, si parlava allora delle ronde, ad esempio. A Milano si spara e si ammazza anche in pieno centro. Ahimè, la devo contraddire, mi spiace su questo, ma abbiamo fatto un capitolo all'interno del programma dove si parla solo di sicurezza e la sottoscritta nella sua piccola cittadina saronnese sta lottando per motivi di sicurezza con gli anarchici che occupano le case in modo abusivo. Quindi è targato PDL. Domanda? Sì, io mi rivolgo a entrambi. Sono uno di quei giovani, di quel 37% dei giovani disoccupato. Vorrei sapere cosa pensate di fare per l'occupazione, rimanendo all'interno di un sistema economico che è quello dell'euro, in cui oggi noi andiamo dai mercati dei capitali privati europei a prendere in prestito ogni singolo di euro e li ridiamo con gli interessi come fosse un qualsiasi cittadino che si presenta in banca. Cioè, cosa rispondete a Paul Krugman che dice che l'Italia oggi si trova come un paese del terzo mondo da quando ha accettato l'euro, visto che noi abbiamo questa situazione e il fiscal compact che voi avete approvato Non ci fare il sta. comizio però, No, fammi la domanda. Ti scusami, voglio sapere come pensate di rilanciare risolvere il l'occupazione problema per i delle. giovani e che cosa pensate di fare soprattutto rimanendo nell'euro, perché l'euro Ok. è quello che ci sta strangolando. Grazie. Io ti rispondo dicendo se uscissimo dall'euro. Nel senso che se uscissimo dall'euro noi avremmo una perdita di potere d'acquisto del 30-40%, quindi se su un conto corrente hai 1.000 euro questo ti viene ridotto. Non lo dice Comi, lo dicono gli economisti e all'interno di un sistema dove il marco sarebbe forte ritornando al passato, la lira quindi sarebbe totalmente in default. Dopo su questo Devo rispondere sentiremo poi ai giovani? Barnard e Boldrin che entrano in scena tra pochissimo. Ha la stessa domanda? Ma la disoccupazione giovanile non era mai stata così alta come adesso. Noi riteniamo che dobbiamo dare un forte slancio allo sviluppo e alla crescita, come? Sostenendo l'impresa, riducendo il costo del lavoro, aiutando le imprese nella tassazione qualora assumano con contratti a tempo indeterminato i giovani. Il costo del contratto a tempo indeterminato doveva essere inferiore rispetto a quello determinato.
nato, quindi a tempo. Dobbiamo favorire quindi le imprese, dobbiamo favorirle anche quando reinvestono i capitali in formazione, in ricerca e in tecnologia, e quindi con una riforma fiscale seria che alleggerisca il costo del lavoro e che chieda invece di più a chi il lavoro non lo produce. Allora, dov'è Sandro Romoli? Dov'è? Eccolo lì. Allora, adesso Alessio Lasta vi aprirà un po' gli occhi su una storia tremendamente italiana, una storia in cui c'entrano anche i soldi che non si hanno. È una storia che riguarda la mala sanità, e sul comparto sanità ci vuoi raccontare una cosa che sta diventando una abitudine, Sandro? Sì, volentieri, e buonasera a tutti. Allora, parlando d'Europa, naturalmente abbiamo il distinguo sempre fra l'Europa dei politici e l'Europa dei cittadini. Ma non fammi questo, racconta qual allora, è la storia. Niente, andiamo oltre Alpe, acquistiamo medicinali che costano dal 15 al 45% in meno che sul nostro territorio nazionale. Quindi sia quelli a pagamento sia quelli dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale. E poi dicevi che ci sono anche ormai dei servizi. Ormai, è certo, perché questa forma di risparmio, di forte risparmio, sta creando una rete di persone che tu gli dai la lista e loro vanno, ti acquistano i medicinali e te li portano in casa. Quindi gli stessi farmaci in Italia costano? Dal 15 al 45% in più. E magari sono alcuni farmaci importantissimi. Certo. Oppure banali, ad esempio, pensiamo solo a una banale striscetta che viene usata per la misurazione della glicemia. Noi la paghiamo circa il 50% in più rispetto agli altri paesi. Figuriamoci. Quindi questo ragionamento, insomma, ti porta a dire su tutti i farmaci usati e dispensati dal servizio sanitario, quanto ci sarebbe da risparmiare. Questi soldi risparmiati potrebbero essere impiegati per altre attività sociali. Allora, e questa era soltanto una piccola storia, quella che ci ha raccontato Sandro, ma invece questa che vi racconta Alessio Lasta è una storia tremendamente italiana di uno Stato, permettetemi di dire, uno Stato che è bastardo.